E questo è l'ultimo arrivo di famiglia, Antonio. Sì. Raccontaci un po' questa cosa straordinaria. Quando si vede nascere, dopo tanti sacrifici che fai verso gli animali, prendi cura, e quando vedi che arriva un altro, sei più contento, molto più contento. La tua azienda di famiglia ha quali tipi di animali? C'hai bovini, suini e ovini. E l'azienda è circa 150 ettari. Da quanti anni? Tu hai 17 anni, da quanti anni aiuti la famiglia? Io da 12 anni già stavo quasi solo in campagna. Quanto è difficile scuola e azienda? La scuola la sera, invece come si torna da scuola alle 2, alle 3, si va in campagna fino alle 6, alle 7, dipende che c'è da fare. E oggi cosa ti aspetta quando torni? Stasera mi dispiace che non potrò andare in campagna. Oggi non andrai in campagna perché sei invece qui come tutor al progetto Nonni in Rete. Quindi il tuo ruolo cambia, tu adesso accanto a te hai un insieme di nonni. E nonne che stanno imparando a usare il computer. Quanto è importante secondo te anche questo ruolo che ricopri? E la tecnologia ormai è la cosa più importante che ci sia, perché anche in campagna ci sono le fatture elettroniche, quindi noi che siamo giovani sappiamo fare, invece già i nostri nonni erano abituati a farlo su quello cartaceo. E quindi tu la tua vita è divisa davvero tra tecnologia e terra, due parole che iniziano con la T, che sono un po' distanti ma anche vicine. Molto vicine. E noi ti ringraziamo perché sappiamo che hai rubato davvero tempo prezioso alla tua terra. Grazie Antonio.